Attenzione! Vestire! Di merda! Buono, buono! Problemi di ordine pubblico fuori dallo stadio Mancini sono accaduti nella giornata di domenica dopo la partita tra l'Alma Juventus Fano e la San Benedettese, che si è conclusa con una sconfitta per la squadra granata per 4-1. Disordini e tensioni si erano verificati già fin dall'inizio, con circa 200 tifosi ospiti arrivati senza biglietto. Alla fine invece, nonostante lo spiegamento di forze dell'ordine predisposto in occasione del derby, sono state fatte incrociare le due tifoserie. In via del tutto precauzionale era stata chiusa al traffico via Metauro per consentire il passaggio dei tifosi di San Benedetto, in circa 600, che sono stati fatti uscire per primi. Questo perché molti di loro erano arrivati con mezzi propri ed erano quindi più difficili da controllare una volta fuori dallo stadio. Nel frattempo gli spettatori ospiti si sono riversati in strada, trovando invece il passo chiuso. Hanno dovuto attendere quindi anche le famiglie con bambini piccoli, che erano usciti in anticipo proprio per evitare contatti o spiacevoli conseguenze, ma le due tifoserie all'altezza del bar si sono incrociate. È bastato poco per scaldare gli animi, sono cominciate urla, spintoni, insulti anche verso i poliziotti. Due donne colpite dagli sfollagenti della polizia hanno riportato contusioni, a rimanere ferito anche il dirigente del commissariato di Fano, Stefano Seretti, che dopo essere stato colpito da un pugno all'orecchio si è recato in ospedale per accertamenti. Gli scontri sono proseguiti per circa mezz'ora, dopodiché la strada è stata liberata e tutto è tornato alla normalità. In molti hanno espresso perplessità sulla scelta di bloccare gli spettatori locali in via Metauro.